Eccomi pronti in cucina. Oggi il mio mi ritorna in mente, mi porta una ricetta alla quale sono molto affezionato, della signora Valentina, la pizza cresciuta. E seguite bene gli ingredienti, perché questa l'ho voluta proporre con la stessa dose. Questa è una dose che possiamo dire che si passa da tre generazioni, quindi già secolare. Ci applichiamo soltanto un pochino di tecnica, quindi ora leggiamo assieme gli ingredienti. 1 chilo di farina, mezzo chilogrammo di pasta lievitata, 20 g di lievito di birra, 1/4 di acqua fredda, 100 g di strutto, 100 g di burro, 6 uova, la scorza di un limone grattugiato, un pochino di rum, canditi e 400 g di zucchero e un pizzico di sale. Parto al contrario, perché qui c'ho un prodotto che sto coccolando da 2 giorni e devo fare un'operazione, lo tiro un po' fuori dal forno. È ancora umidino al centro. Che cosa ho fatto qui? Proprio facile facile, una semplice ghiaccia, zucchero e albume. La possiamo mettere con un pennello, ma come farebbe in casa chiunque persona che non ha il pennello? Lo fanno così. E poi ho preparato i famosi confettini qua, la ghiaccia che scende. Io sorrido facendo queste ricette perché ci applico la tecnica, però mi viene in mente i discorsi fatti in famiglia, tra le persone, perché io origini sono sociaro, poi vivo ai Castelli Romani. Questo è un mix tra la pizza cresciuta dei Castelli Romani e la pigna che viene fatta in sociaria. Ho fatto veramente un mix, ho parlato con mia nonna che mi diceva: figlio, no, lievito, usiamo la pasta madre, dice il burro, chi ce l'aveva? Poi invece l'altra signora è così. Ma la base è il dolce da festa cresciuto. Mi piace l'idea della pizza cresciuta, naturale, con i prodotti naturali fatti in casa. Sicuramente mia nonna avrebbe fatto un altro tipo di glassatura, ma noi ci accontentiamo. Subito in forno e la voglio terminare, perché questi sono i confettini della festa. Così vado in forno a terminare questa operazione. Prima di iniziare a preparare la questa dose, l'ho presa dall'originale, ho abbassato il quantitativo di zucchero, il quantitativo di lievito che c'è, perché mi sembrava eccessivo. Tolgo tutti questi confettini qua, così. E allora vi dicevo perché ce l'ho con me da giorni. Qui c'è la pasta che sta già lievitando anche da ieri, guardate che bella, lucente. In questa ricetta c'è la pasta lievitata. Cos'è la pasta lievitata? Ormai siamo andati avanti, la cucina va di moda, sappiamo biga, polish, pasta madre, acide, naturali. La pasta madre è anche, cioè, di famiglia, il pane che si faceva in casa, se ne teneva una parte, pronta a rilievitare. Lì c'è la dose, eccolo qui, io l'ho tenuto a parte. Lo vado a mettere nell'impastatrice per fare questa ricetta, o a mano, così. Ecco qui, prendiamo il nostro mezzo chilo che conferisce non solo lievito, ma questa pasta, come è scritto nella ricetta, lievitato o anche pasta madre, conferisce un aroma particolare. Poi andiamo a vedere, c'è 1/4 di acqua, ok, lo metto in una ciotola e qui iniziamo a utilizzare un pochino di tecnica. Lievito secco, lì vi ho messo 20 g di lievito di birra o 4-5 g di lievito secco disciolto nell'acqua. Questo lo potete fare, facciamolo sciogliere, no? Altrimenti rimane tutti i granellini dentro. Essendo secco, qua lo facciamo sciogliere bene. Qui le filosofie dell'acqua, io sto tenendo conto di una tecnica mista tra il passato e il presente. Qui la dose prevedeva l'acqua calda, io vi dico acqua a temperatura ambiente, facciamo così, meno lievito, perché adesso si usa fare paste meno sforzate. Una volta si accelerava un po', paste calde, tanto lievito da un giorno all'altro. Ok, quindi ho messo la pasta madre, l'acqua e il lievito, il sale che c'è, aspettiamo un po' per metterlo, vado a mettere le uova, albume e tuorlo. Il tuorlo dona fragranza, l'albume dona elasticità e tanto acqua, perché contiene tanta acqua. E adesso iniziamo a farlo girare, così, planetaria, tranquillamente, vediamo un po', tiriamo su, eccolo qua che gira, mettiamolo al minimo, eccolo qua che va avanti. Ci prepariamo, fate girare un pochino e adesso stoppo, fate sciogliere acqua, lievito e la pasta madre. Noi acceleriamo tutte le fasi, a me interessa farvi percepire le sequenze, no? La farina, ok, andiamo avanti con la farina. Perché questo? Perché uno dice posso mettere anche tutto assieme, ma la farina
non reagisce allo stesso modo, come uno può immaginare. Questi ingredienti potremmo darli a 10 cuochi differenti, o 10 pasticceri, o 10 fornai. Il risultato, sono sicuro, che verrà fuori tutto diverso. Ok, mi fermo, no? Questa è la prima fase, acceleratissima, acceleratissima. Voi dovete far lavorare questo impasto finché non diventa elastico veramente, perché la farina deve reidratare, poi tutto quello che succede a livello proteico vedrete che diventa una pasta elastica. A questo punto aggiungete il sale e io vado in sequenza, poi a casa lo potete lavorare meglio. Quando si aggiunge il sale? Perché? Perché il sale inibisce un pochino la lievitazione, è meglio metterlo una volta che la pasta è formata. Si mette il sale dà ancora struttura alla maglia, perché la lievitazione naturale deve mantenere l'aria all'interno per poi sprigionarla in forno. Fatto questo lavoro, senza aver paura mai di fare errori, aggiungiamo burro a temperatura ambiente a cubettini e lo strutto, la parte grassa che spezza un po' sì la maglia, ma messa tutta assieme donerà fragranza. E infine, dopo il grasso, dopo il burro, dopo lo strutto, l'ultima operazione è lo zucchero e lasciate lavorare ancora, eh? Io ricordo che sto facendo tutto in velocità, voi tutte queste fasi le dovete fare lunghe, lunghe. Ecco qua, lasciamo impastare bene, che va avanti da sé, così, bene. Mi sposto al tavolo, perché cosa ci va infine? I canditi. Ovviamente sui canditi potremmo parlare tanto, ci sono tante varietà di canditi, ho preso quelli comuni, li ho lavati appena appena sotto l'acqua e asciugati. Quindi per voi l'impasto alla fine, deve essere arricchito con i canditi. Mettete i canditi, lasciate lavorare ancora. Fatto questa operazione, prendete l'impasto sotto, eccolo qua, guardate, l'impasto una volta pronto si presenterà così, questo già iniziato a lievitare, vedete, liscio, se io passo una mano sopra è vellutato, liscio. Attenzione a non fargli fare crosta, ecco perché torcioni, canavacci leggermente umidi. Si può lasciare anche in frigorifero, lo preparate questa sera, questo, ciotola, canavaccio, celofan, quello che volete, in frigorifero a 4 gradi fino all'indomani mattina. L'indomani mattina si ritira fuori, si può anche rilavorare, ma questo è un impasto diretto, un impasto facile. Stampo a ciambella ancora una volta e fate fare la seconda lievitazione. Adesso non lo lavoro, altrimenti diventa elastico un'altra volta. Se ne fate più di uno, prendete l'abitudine di pesarlo in questo modo. Ok, così lo lavorate bene, fate la vostra ciambella e adesso vado avanti così. Questo è, mettete in un posto a lievitare nel forno, anche il forno spento con leggero un pochino di acqua ve lo fa crescere. Ci vorranno ancora 6-8 ore. Fatto questo, tirate fuori dal forno, accendete il forno. Io faccio 175 gradi con una buona umidità. In casa potete mettere un po' di acqua nella camera costantemente in modo che il possa crescere meglio. Pensate voi, un prodotto lievitato che viene aggredito dal secco, subito fa la crosta e vedrete che poi vi spacca i lati. Un prodotto ben lievitato, umido, spacca al centro, mentre cresce spacca. Vado in forno a vedere il prodotto finito. Guardiamo un po' cosa succede. Sì, ci siamo, ci siamo. È pronto, adesso è impossibile mangiarlo. Questo tipo di dolci, pronti oggi, su griglia, lasciate riposare, mangiate almeno fra 8-10 ore. Ma noi andiamo di fretta, quindi proverò a sformarlo. Ci voglio provare. Il desiderio, desiderio è desiderio, rovina i cuochi, il desiderio rovina i cuochi, bollente non si mangiano dolci. Eccola, ci sto, ecco qua, non potevo non farvela vedere, calda, voi non lo fate, ma guardate che bella, era così quando l'ho messa a lievitare, guardate che bella lievitazione. A questo punto ci siete ancora, voglio lasciarvi col desiderio, facciamo così, va? Questa è la gola, è un peccato, Mi sa proprio che San Tommaso c'entrava qualcosa con la gola. Venuta bene, buonissima. Mettiamola qui che adesso l'assaggiamo. Ah,
provatela, provatela. Alla prossima puntata, ciao.